stai dicendo a me, Manu? Vieni, vieni. Vieni, ecco, Manu. Ciao ragazze e ciao ragazze, così qua finalmente il room tour della mia camera da letto. Vi ho già fatto quello della mia stanza cosmeticosa, ovvero questa qua, fa vedere Max che è chiusa, che sta qua. Se lo volete vedere, cliccate in sovraimpressione, vi lascio il link anche nel box informazioni. La nostra stanza c'ha delle porte che a me non piacciono perché non sono shabby chic. Io le vorrei quelle bianche, tutte shabby bellissime, quindi le porte non mi piacciono. Comunque la stanza è bellissima, venite a vedere. Qua ho messo questo cosettino, troppo troppo carino, venite, venite, venite. Fai una bella panoramica, guardate com'è bella. Ci sta tanta fatica in questa stanza. Abbiamo fatto tante tante cose belle per fare tutto shabby chic. Allora, da dove iniziamo? Iniziamo da qua. Ci stanno questi comodini. Guardate anche i video che vi ho fatto di acquisti per la casa. Vi lascio tutti tutti i link nei box informazioni. Vi ho fatto tanti video con mia sorella delle cose che ho comprato, le cose più piccoline, cioè che non mi ricordo tutto. Allora, questi comodini con i cuoricini che porto nel cassettino, e qua c'è un altro cuoricino, io l'ho comprato da Maison du Monde. Ah, tutto quello che vedete ho comprato tutto, non è niente sponsor. Poi se qualcuno mi vuole regalare qualcosa, io non mi prendo con, la filosofia è sempre la stessa. Era la categoria bambini, ma a me piacciono troppo e quindi li ho comprati. Mi piace che sono piccolini, che sono più un fatto estetico che di utilità. I centrini, fai vedere i centrini, guarda come sono belli. Questi centrini sono fatti a mano da mia madre, perché io sono un po' fissata con i centrini e li adoro. Poi c'è questo qua che ho messo poche cose perché non voglio mettere troppo casino. Questo qua, e dentro c'è un anello sempre fatto da mia madre. Questo l'ho comprato quando sono andata fuori, non mi ricordo dove. Poi ho messo questo qua, questo è un braccialettino sempre fatto da mia madre, che l'ho appoggiato qua, mi piace troppo sta cosa. E questo qua l'ho comprato da Tiger, vi ricordate? Vi feci il video, una candelina regalo di una ragazza. Queste lucine le ho comprate sempre da Maison du Monde e le adoro troppo. Sono una delle prime cose che ho comprato, sono veramente bellissime. Allora, veniamo al letto, ragazze. La base del letto, cioè la struttura, io l'ho comprata da IKEA ed è un letto molto molto semplice che porta questi cuscini che rendono molto comodo se tu devi stare, diciamo, seduto, perché poggi la schiena vicino qua ed è morbido. Il letto è molto semplice, uno dei più economici di IKEA, che è tutto economico, quindi ci siamo accontentati di questo. E invece qua la Parure, questa qua che porta questi pois, con questi qua bellissimi, con tutti i volant. E anche qua fa vedere com'è bello, ci sono tutti qua, tutto qua, tutto fatto così. E anche qua la barra, qua è bellissimo. E questa parure me l'ha regalata mia mamma e l'ha comprata da Maison du Monde, come al solito. Ed è bellissima, l'adoro. Cosa che questo è un aneddoto carino, quando Max ha messo sta parure ha detto che ma adesso la dovremmo anche cambiare, perché contro l'estate, la primavera, ne voglio comprare una nuova, con tutti i fiorellini, un po' più estiva. E lui ha letto qua Hotel du Sanz, ha detto ma che, ma questo è di qualche hotel, ma perché ce l'abbiamo noi? Ha detto no, quella è di Maison du Monde, si pensava che era di qualche hotel, vabbè. Carina, carina, questa l'avevo comprata da Lidl, se vi ricordate quando c'era quell'offerta di quelle cose shabby. Questo cuscino bellissimo, è troppo bello, questo qua è tutto fatto di lana interamente da mia madre. È fatto a mano, è bellissimo, lo adoro troppo, quindi l'ho messo qua al centro. Ok, qua vabbè, Max stessa cosa, lui è maschietto, quindi non gli abbiamo messo tanti oggettini. E qua c'è questo che è molto carino, un cuore con scritto ti amo, è bellissimo. E io l'ho appeso qua. Ok, poi qua veniamo alle tende, ragazze, che sono il pezzo forte secondo me e sono il motivo per cui ho aspettato per farvi questo video, perché volevo far vedere. Guardate come sono belle. Queste tende le ha fatte mia mamma, lo so che non ci crederete. Un disegno, un ricamo, tutto floreale. Con questo ha fatto tutto tutto lei. Queste sono di lino e la base è fatta così, quindi era anche bellissima solo la base. Noi l'abbiamo voluta impreziosina ancora di più, abbiamo messo questi qua, che sono di una fantasia beige con dei fiori. E poi sotto ha fatto sempre dei volà bellissimi, sempre stile shabby, tutto ha fatto tutto lei, mia mamma è bravissima. Non è una sarta, lo fa per hobby, però è molto molto brava, io adoro le cose che fa lei. E qua poi ci abbiamo voluto mettere questo fiocco per tenere le tende chiuse, con che questo qua c'è scritto Bonoir, è di Maison du Monde, questi sono questi cuoricini, solo i cuoricini. E mia mamma l'ha messi qua vicino, vedete, sono di quelli che si appendono, l'abbiamo messi qua.
però qua c'è di questo colore. Però secondo me, che è uguale a quello delle tende, no? Secondo me quello bianco va meglio. E infatti me ne voglio comprare un altro bianco, li faccio tutti e due bianchi e questo me lo sposto. Voi fatemi sapere come vi piace di più. Secondo me quello bianco ci sta meglio. E quindi Max, dobbiamo comprare un altro di questo bianco e questo lo mettiamo un'altra parte. Comunque le tende, ragazze, tanti pollici in su per le mie tende, sono troppo belle, bellissime, quindi grazie mamma. E qua veniamo al comò. Allora, qua c'è tutto anche un fatto artistico, perché questo specchio fa vedere com'è bello, che praticamente è tutto lavorato così, l'ha fatto mio padre, cioè lui ha comprato questo specchio in un tipo una cosa di antiquariato, una mostra, no? Era tutto dorato, lui l'ha dipinto e l'ha fatto shabby chic questa cornice, ci ha messo lo specchio dentro bellissimo. È venuto questo effetto, guarda com'è bello. Me la vengo anche io. E non fa niente. Uffa. Non va a venire. No. Guarda, viene questo effetto fatto così, guarda com'è bello che si intravede un po' il dorato. Poi qua ho messo su questo comò, il comò e l'armadio invece li ho comprati da Ikea e sono le prime cose che ho preso, appunto letto, comò e armadio, e ho preso da Ikea appunto per risparmiare, no? Perché le prime cose che abbiamo comprato sono molto molto semplici, però io l'ho reso più particolare mettendo questi pomelli a cuoricini, vedete? Che sono carinissimi, che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video acquisti, che appunto vi ho detto che avevo comprato da Maison du Monde, e vi ho detto sta cosa Max mi ha cambiato tutti i pomelli, questi costano poco, tipo 2 euro ognuno, e io ne ho presi qua, e anche vicino all'armadio, fai vedere, abbiamo fatto quindi questi armadi con i pomelli a cuoricini troppo troppo graziosi, veramente, e così gli armadi sono diventati un po' più carini, un po' più shabby, anche essendo molto comunque economici, perché vi ho detto l'ho comprati da Ikea, sono molto semplici. Poi io sono un po' fissata con questi cosi appesi, non so se ci avete fatto caso, veramente ce l'ho per tutta la casa. Questo qua è un altro cuore bellissimo con la chiavina e la perlina, ce l'ho dappertutto, anche qua vicino all'armadio, mi piacciono troppo. Questi qua invece me l'aveva regalato mia sorella, sono troppo troppo belli di paglia. E qua anche questo appeso, veramente la mia malattia, oltre a cuscini, coperte, sono sti cosi, veramente li adoro appesi. Questo qua è tipo un porta bijou, un porta vestiti, un porta sciarpine, quello che volete voi. Io l'ho messo qua per bellezza, questo qua l'ho messo, ma c'è, anche senza niente andava bene, comunque così è più carino. Allora, poi qua queste cornicine, queste qua le avevo prese da Lidl, vi ricordate quando c'erano tutte le cose shabby? Sì, lo so, dovrei metterci le foto dentro, però vabbè. Inizialmente ho iniziato a mettere questi qua, è già una cosa che li abbiamo appesi, sono carini carini, sono shabby. Poi devo trovare le foto, me le faccio stampare e le metto, ve lo prometto, lo farò. E qua un altro portafoto vuoto, questo l'ho comprato io online e mi piace tantissimo, con questo fiocco, tutto shabby, mi piace veramente veramente tanto. E devo trovarci una bella foto di me e Max, secondo me qua dobbiamo mettere una foto mia e tua, tipo di quando all'inizio stavamo assieme. E qua invece dobbiamo mettere una foto mia, e una mia, una tua di quando eravamo bambini, io così vorrei fare, è troppo carino. Questi qua sono dei gessetti profumati troppo belli, ogni volta che passo da qua sento un profumo bellissimo che mi ha regalato una ragazza, che ringrazio tantissimo, me li portò a un incontro, ce l'ho qua veramente con tanto amore, li adoro. E poi qua ho messo questa qua, che è quella zatina che avevo comprato da Tiger, vi ricordate? Vi avevo fatto il video, e dentro ci ho messo la candela come avevamo detto che volevamo fare mia sorella. Poi un piccolo profumino, questo è di Victoria's Secret, che avevo comprato una volta tipo in un viaggio a Londra. Poi ho messo una candela, non è neanche Kendall, che ho comprato di recente, questa è alla gardenia, è buonissima, tipo muschio, non l'ho mai accesa, però è bellissima. Questo è una cosa tipo proprio antica che mi ha regalato mia zia, è un porta candela, devo trovare la candela per mettercela dentro. È una cosa che mi ha fatto sempre mio padre, l'ha fatta lui, cioè questa era di legno così, scura, e lui l'ha pitturata, ci ha messo questi fiorellini, e dentro non so ancora cosa metterci, è vuoto, ci metterò tipo i miei gioielli. È troppo carino questo qua. Qui vedete tante cose fatte a mano, fatte in casa, che a me piacciono molto, questo lo dobbiamo attaccare. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto. Rimane quindi l'armadio, questo è l'armadio che abbiamo io e Max, è un po' piccolino per tutti e due,
però per il momento ci stringeva bene così, anche perché poi là, poi vedete quella porta là, c'è la nostra cabina armadio, che però non vi faccio vedere perché praticamente in questo momento è tipo un deposito di panni, giubbì, di scarpe che lanciamo, così tipo ogni cosa la lanciamo là dentro e chiudiamo la porta così non si vede il casino. Per chi è di Napoli è come se fosse resina. Esatto, è tipo un mercato di roba vecchia, quindi non ve la faccio vedere, però appena l'abbiamo sistemata sicuramente ve la farò vedere, farò un tour anche di quella, perché dobbiamo comunque metterci degli armadi, delle cose, devo un po' cercare in giro. Però ci ha preso questo qua che mi aveva regalato una ragazza, troppo carino, sempre con tutti i cuoricini. Ah, lo specchio, ci dimenticavamo lo specchio, cosa importante. Lo specchio bellissimo che ho comprato da Maison du Monde, lo adoro, una delle prime cose che ho comprato. Ah, lo sai che non c'entra tutto? È troppo grande. Guarda il dettaglio com'è bello, questo qua si muove. Aspetta, praticamente. È bellissimo, io lo adoro, è super shabby, antico, bellissimo. Poi ci ho preso le mie scarpettine. Queste scarpette, se vi ricordate, me le portò mia mamma, ve le fece vedere in qualche video, me le portò mia mamma, andò fuori, tipo in Francia, mi portò queste scarpette provenzali e io non le ho mai indossate perché le adoro troppo e le uso per bellezza, ce l'avevo anche nella mia camera vecchia, comunque le adoro, secondo me è bellissimo così. Ma pure perché... Che vuoi dire sulle mie scarpette? Ci vuole un coraggio a indossarle. Sono e uscire. Sono belle, un po' un coraggio ci vuole. Comunque questo è l'armadio della parte di Max e questa è la parte mia, che però è troppo piccolo, quindi dobbiamo farci la cabina armadio. Ah, lampadario, una delle ultime cose che abbiamo comprato. Questo qua praticamente è un colore un po' diverso, un po' scuro, che quindi spezza con il solito bianco e beige. Abbiamo voluto prendere questo colore un po' tipo tortora, marroncino chiaro, con dei cuoricini appesi, dei fiocchetti, sempre un po' stile shabby chic antico, che secondo me è bellissimo e va bene anche con le tende. E questo qua l'abbiamo comprato, indovinate voi? Da Maison du Monde, che si è preso tutti i miei soldini, ragazzi. Però è veramente veramente bello questo lampadario. E basta, penso di avervi fatto vedere tutto. Ah, colore delle pareti, lo so che il colore giallo non ci va bene in questa stanza. Quando mai ci va bene? No, non ci va bene, ci vorrebbe un bianco, un beige chiaro o un tortora chiaro, lo so benissimo, me lo dite sempre. Vi ringrazio per i vostri consigli, ci stiamo attrezzando. No, ragazze, dite di no. Maxi ci dite di no, infatti ogni volta, visto le ragazze hanno detto no, ma quando mai ci sta bene, perché si scoccia di pittare, e invece dobbiamo metterci con il rullo e pittare. Ma io penso, almeno penso sta stanza che è lo perfetta dobbiamo. Così, guarda. Vai, dai, il giallo spezza proprio bene però. Non dico tutta la casa, però almeno questa la possiamo fare, dai. Ma capito che ci vuole? Devi cacciare tutto fuori, smonta tutti i mobili. Vabbè, poi li parliamo ietti, eh? Troveremo un compromesso. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su. Ho intenzione di farvi anche un home tour di nuovo di tutta la casa, anche il piano di sotto, perché ho comprato tanti mobili e tante cose nuove, ho cambiato tutto, quindi vi voglio far vedere un update. Quindi se raggiungo tanti like ve lo farò subito. Io e Max vi mandiamo un bacio grande e ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao. E pure tu un salutino, eh? Ciao. È stato bravo, eh? Ah, pensavo mi avevi fatto anche brutto gesto. Mosca a me. Ma lui che è così? Uno. Come stai zallane? Ma stai dicendo a me, Manu? Non è così.